voilà. Allora, i widget sono delle applicazioni e allo stesso tempo rappresentano anche una metodologia didattica particolarmente interessante e utile, specialmente in contesti a distanza e asincroni, che ci consente di proporre dei contenuti di tipo giocoso, legati alla scoperta dei contenuti stessi, alla soluzione di problemi, quindi vanno un po' sotto diciamo, la categoria della, non so se conoscete il termine, gamification, cioè una didattica che utilizza il gioco per l'apprendimento e sviluppano molto la capacità dei ragazzi di trovare le soluzioni e quindi la capacità logica, un piano legato all'astrazione e un'altra loro caratteristica consiste nel fatto che sono fruibili in modo molto così easy e allo stesso tempo la loro creazione è sostanzialmente abbastanza semplice. Poi può aggiungere anche dei livelli di complicazione, chiaramente dipende da quali sono le proposte. Però, detto questo, lo strumento che io oggi vi voglio far conoscere è molto particolare, e non sto parlando dell'applicazione in sé che si chiama Book Widget, che è molto valida, ma di uno strumento particolare all'interno di Book Widget. Per utilizzare il quale noi facciamo proprio un esperimento. Quindi, che cosa dovete fare voi adesso? Adesso voi parteciperete a questo esperimento e che ci aiuterà poi a capire esattamente che cosa sono i widget e come funzionano. Per partecipare a questo esperimento, adesso io condivido lo schermo e vi mostro che cosa. No, votazione non c'entra. Dov'è quella condivisione? Aspetta. Eccolo qua. Dunque, voi entrate, dovete fare così. Entrate ecco, voi farete così, voi entrate in, vedete la parte di sinistra del mio schermo, quindi entrate nel corso di Classroom, corso che serve cioè è stato creato solo con lo scopo di realizzare questo esperimento. Entrate nella sezione Lavori del corso e poi Sfide Widget, cercate il tiramisù e fate clic ovviamente sul link tiramisù di esempio ed entrate in questo link con la stessa mail con la quale vi siete iscritti a questo corso. Quindi, se avete capito, non avete bisogno. Ecco, per esempio, io vedo già adesso che è entrata Angela Loseto. Angela Loseto è entrata. Potete Sì, qui. anche cancellare il widget se lo avete già svolto, quindi Angela Loseto l'ha già svolto, lo può cancellare, arriva alla fine poi con il cestino che da qualche parte gli viene mostrato nel widget, lo può cancellare. Bene, anche Enrico è entrato, Angela è entrata, Alessandra è entrata, vedete, meno di un minuto. Sono qui all'interno. Dunque, io sto controllando a distanza che voi
A me chiede registra un account e accedi. Devo far così? No, Anche a me, sì. Boh. no, non devi registrare un account Outlook widget. No, non è necessario. Anche a me lo chiedi. No, 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 non è necessario. Se entri con la mail con la quale ti sei iscritta al corso, quindi esercitazione Book Widget, non dovrebbe chiederti niente. Ma io sono entrato prima con Sì. quel numero che hai dato, con quel codice. Quando? A me non ha chiesto di metterlo il codice. Almeno adesso. Che codice? No, ma non c'è codice. Voi non Quello che c'è confondete niente. nell'avviso del. No, ma non confondete il corso Classroom, questo qui alla mia sinistra, con il widget che trovate sulla destra. Sono Ma due cose diverse. il codice mi pare che era con Classroom, tant'è vero Sì, che esatto. io sono entrato in Classroom, ho messo il codice e sono Sì. entrato sì, in un ambiente che mi sembrava quello corretto, però adesso non riesco più a trovare, non riesco a. Allora, tu sei entrato qui nell'esercitazione Book Widget. Ma tu mi vedi? Io ti vedo se tu quando tu svolgi il widget, ma non ti vedo se sei nel corso. Ah, no, ok, però non trovo il widget io. Allora, il widget è qua, guarda, Massimo. Quando sei entrato in esercitazioni Book Widget, qui hai quattro scelte. Entra nella scheda lavori del corso. A me però non dava quelle quattro scelte. Sì, le dà a tutti una volta che sei qui. Per forza le dà. Ah, eccolo qua il tiramisù. Perché io ho trovato un tiramisù, però non so se quello lì, ce ne sono anche altri. Quindi No, c'è solo questo qui dentro. tiramisù esempio per insegnanti, widget, Esatto, spazi, esatto, screen. Ecco, esatto, esatto, esatto. Esattamente, però perfetto. quando clicco lì poi mi chiede appunto di fare un account. Sì? Fabio, Una domanda. scusami. Scusa. Anche a me succedeva così, però io ho fatto un tentativo, gli ho scelto il mio account, la mia mail solita, l'ho fatto avanti, adesso non ricordo più qual era il tasto, però gli ho detto accedi ed Ah, è andato ecco. tutto bene, prova. Quindi faccio accedi anche Prova. se c'è A scritto me non è registro esploso il computer, quindi magari va bene anche. un account. Ah, ok, sì, registro un account, ma non è vero. Ok. È andata bene? Sì, Ma sì. scusate, il primo passo, io mi sono persa, Giorgia, il primo passo è entrare da Classroom o da Sì. Book Widget? No, da Classroom il primo passo. Ma a me dice che non ho nessun, cioè, da Classroom mio? No, dal No. mio Classroom, da quello che ho aperto apposta per il Book Widget, questo. Avete ricevuto le istruzioni per entrare Ah, qualche ecco, no, giorno io fa. allora non le ho, cioè, non le ho seguite, probabilmente mi sono persa, quindi nulla. E allora fai così. Questo è il codice, lo vedi? Questo? Aspetta, eh? Sì, un attimo. Questo, lo vedi? Perfetto, Sì, ok. questo è il codice del corso. Ok, e quindi vado in Classroom e metto questo codice, Sì, corretto? esatto. Entri nel corso quando sei nella dashboard di Classroom, scegli di iscriverti a questo corso attraverso quel codice. Ok, ci provo. Sì, prova. Allora, aspettiamo un attimo che lei entri e voi intanto esplorate questo widget perché adesso vediamo alcune cose veramente curiose e très intéressantes. Tra l'altro non è una ricetta da fare questa, è proprio una ricetta. Sono quelle ricette dove non c'è niente, tolgono la panna, tolgono qui, tolgono là, alla fine che cacchio mai. Grazie.
Dunque, sei riuscita? Allora, sono entrata, però, boh, Sì. sono entrata, aspetta, Perfetto. adesso Lavori del corso? Sì. sì, cioè ho cliccato su tiramisù e Sì, il tiramisù esempio e qui vedi che c'è il link. mi apre però l'app Book Widgets richiede l'accesso all'account Google, ok, Sì. consenti, registra un account e No, perché vai non... avanti senza registrare account, vai Mi fa avanti. nulla, quindi no, non me lo fa fare. Cioè io clicco sul mio account, Giorgio Done con cui mi sono registrata, Sì. e lui boh, mi dice l'autorizzazione, consenti, cioè mi chiede di consentire, io consento Sì. e mi dice registra account. Non esiste un account studente Book Widgets per Giorgio Done, registra un account e accedi. No, vai avanti, come dicevano prima, chi è che lo diceva? Chi dava questo suggerimento di andare avanti? Ero io perché ho fatto così ed è funzionato, Ma Roberto. avanti come? Nel senso, cioè qui mi dà due possibilità, o registra un account e accedi o annulla. No, dagli ragione, nel senso, registra un account e accedi. L'ho Ah, ok. rischiato, è andata bene. Ah, certo, grazie, Figurati, scusate. dai, prova perché... Ah sì, perché lui farà così. Lui tiene nota di questo indirizzo email e lo conserva, ma non ti richiede una registrazione ex novo. Ok, è Cioè andato non proprio. richiede i tuoi dati, eccetera. Va bene. Allora, adesso siete tutti dentro. Se volete guardare, se riuscite a guardare il mio schermo, che cosa abbiamo fatto? Noi abbiamo collegato questo widget a un corso interno di Classroom. La stessa cosa avremmo potuto fare anche con Moodle, cioè avremmo potuto associare il widget all'interno della piattaforma Moodle, ma abbiamo preferito cambiare per mostrarvi anche un altro tipo di piattaforma che è questa, che è Classroom. Che cosa otteniamo? Adesso io tolgo la schermata di sinistra, quindi tolgo la pagina internet che mostra la classe di esercitazione, la porto dall'altra parte in modo da vedere meglio quello che accade sullo schermo qui. Che cosa sta succedendo? Sta succedendo che io ho in diretta e da remoto un controllo sulle vostre attività all'interno del widget. Per esempio, so che Flavia Caironi continua a essere connessa e a questo punto ha svolto il quesito numero 9. Posso vedere che Massimo Urso anche sta svolgendo il quesito 9. Poi Alessandra Micoli ne ha Caro, svolti un tot. E esercizio. poi e quindi ho un quadro delle attività. Io prima di tutto posso verificare tutte le persone in attività in questo momento all'interno del widget. Prima cosa. Seconda opportunità. Se io adesso scelgo uno di voi, per esempio, qui abbiamo la nostra psichiatra, facciamo clic su Shirley e vedo che cosa sta facendo esattamente. Ha attribuito come risposta il valore falso alla domanda il tempo di attesa in frigo del tiramisù è di un'ora. Dunque, posso dire a Shirley che è sulla strada giusta, sta dando la risposta corretta, oppure possiamo ragionare, le posso chiedere qualche cosa e lei può rispondere. Vediamo qualcun altro, per esempio SF. SF sta facendo diverse cose, vedete? Ha proposto diverse attività. Quindi io posso dire a SF, per esempio, che SF guarda che al punto 5, quali elementi caratterizzano questa ricetta di tiramisù, ci sono un paio di cose sbagliate. Fai attenzione, lei tutte giuste tranne due. Vedete, sono queste due rosse. Quindi ragioniamo su questo aspetto.
lo posso fare questa operazione sia condividendo, quindi mostrando a voi attraverso lo schermo i vostri stessi progressi, oppure posso tenere nascosto, cioè non condividere e quindi non far vedere a nessuno quello che state facendo e semplicemente interloquire con voi. Posso anche fare qualche scherzetto, per esempio, vediamo un po', a chi posso fare uno scherzetto? Posso cancellare con il cestino le risposte che avete dato e obbligarvi così a ricominciare lo svolgimento di questo widget. Per esempio, la nostra psichiatra, tanto lei è brava, e vedete, sì, riavvia il widget, riavvio, paf, a lei. Quindi adesso, Shirley, poi devi riconnetterti e riavviare il widget, perché ti abbiamo usato come cavia. Ok, ma quindi dovrei praticamente riaggiornare la pagina per accorgermi di questa cosa? Sì, tu devi adesso, esatto, devi riaggiornare oppure rientrare. Adesso non ricordo se basta aggiornare o rientrare nel widget. Allora provo a riaggiornare. Ecco qua, e infatti ha aggiornato ed ecco l'entrata di nuovo. Però a tutte le 12 proposte di attività ovviamente sono vuote perché deve ricominciare da capo. Quindi se non vi comportate bene vi cancello, vi costringo a rifarlo. Però scusami, sì? Se io non riaggiorno non mi arriva un avviso che me li hai cancellati? No, penso che quando poi dai una risposta, la risposta risulta inaccettabile. Ti credo che sia così. Che cosa abbiamo dimostrato con questo giochetto? Che è molto più che un giochetto, perché è un'interazione a distanza indiretta. Quindi io penso che non abbiate mai visto una cosa del genere, perché sono pochissime le applicazioni che consentono di realizzare un'attività di questo genere, potendo controllare le persone che la svolgono. Quindi abbiamo visto che in questo caso il formatore, il docente, l'animatore, insomma la persona che gestisce un rapporto con un gruppo di soggetti può proporre un'attività di questo tipo, cioè fondata su widget, e averne esattamente il controllo del processo di ciascuno dei membri che in quel momento stanno accettando le proposte del widget. Potete utilizzare questo sistema a distanza, ovviamente, come stiamo facendo noi. Vediamo Alessandra Micoli. Al punto 9 c'è un errore, ce n'è di più, 1, 2, 3, 4, 5. Alessandra Micoli, non mi invitare mai a pranzo a casa tua. Non esiste, abbiamo 5 errori in una ricetta. Ma se scegli delle ricette del cavolo, per forza. Sono ricette del cavolo, ma... No, io, però ovviamente... Sì, esatto, è proprio così, sono ricette del cavolo proprio. Una domanda, ho visto, sì. Questo è a pagamento il Book Widget, giusto? Sì, sì, è a pagamento ed è sviluppato tra l'altro da dei miei amici belgi, olandesi, tedeschi e pure francesi, che sono insegnanti come noi, quindi sono soldi ben spesi. Ok. In questo, costa poco, costa, non so, 30-40 euro all'anno, una cosa così. Le scuole possono acquistare numerose licenze, ci sono dei prezzi di favore, però voi potete utilizzare, ma adesso non sono qui per vendere ovviamente questo prodotto, ci mancherebbe altro, sono qui per mostrarvi dei processi di interazione diretta a distanza nel momento in cui tutti negano che questi processi possano essere sviluppati. Ora, il nostro tema non è l'e-learning, ovviamente.
Ma già che c'eravamo, ho pensato che questa informazione sarebbe stata interessante per voi. Allora, riprendiamo un attimo tutta la questione. Possiamo proporre queste attività a distanza, come stiamo facendo noi, ma potete anche proporre queste attività anche in presenza, mentre per esempio state praticando un'escursione, una passeggiata, un'esplorazione, e a voi avete i vostri soggetti intorno a voi, i quali hanno tutti i loro dispositivi, i loro cellulari. Voi create dei widget che consentono loro di scattare delle fotografie, raccontare delle storie, rispondere a delle questioni, effettuare delle ricerche. E dunque, durante il percorso, quindi durante quest'ora, 2 ore, 3 ore di attività che voi svolgete anche all'aperto, in presenza con i vostri studenti, con i vostri ragazzi, beh, voi potete proporre delle attività di questo genere, condividerle direttamente, controllare immediatamente, quindi poi discutere con loro dell'esito delle diverse attività, e diventa uno strumento didattico incredibile. Vediamo il nostro pipistrello come sta andando, Enrico, Enrico. Allora, punto 5, crema pasticcera. No, no buono, crema pasticcera. Lo sai che i pterodattili odiano la crema pasticcera? Accidenti, no, è Sì, stata una capito? svista. No, e sai qual è la prova? La prova che i pterodattili odiano la crema pasticcera Quale? Quale? è che non si è mai trovato un pterodattile in pasticceria. Giustamente. Tu hai mai visto un pterodattile in pasticceria? No, No, effettivamente no. no. E quindi. Scusa, perché gli dà verde il ragù? Non ho capito, scusa. Il ragù è perché il ragù ci va, si vede, Oh, no? Madonna. Perché forse chi ha creato il widget ha commesso un errore. Ma io non mi sembrava nemmeno di averlo selezionato il ragù. Non Ah, so. invece Non l'hai l'hai selezionato, guarda. selezionato. Ah, non hai selezionato Ah, no, è il forse. pallino Ah, scuro vedi quello che che hai c'è il pallino, certo, è selezionato. il pallino scuro, vedi. Ah, perché lo vedevo Sì, è un po' verde. piccolino, qua si vede un po' poco, però certo. Gli altri invece sono da sistemare. Adesso possiamo vedere, se avete capito qual è il meccanismo, possiamo vedere come si creano questi widget e come funziona questo meccanismo di associare il widget a un corso come quello di Classroom. Che dite? Va bene, allora facciamo così. Devo cambiare la schermata. Ecco qua. Dunque, quando voi entrate, naturalmente vi dovete iscrivere, no? Entrate in Book Widget, vi trovate di fronte a una schermata di questo genere. Per creare un widget, la prima cosa che vi consiglio di fare è. Dunque, ecco qua, andare negli esempi. Vedete, widget, esempi. Adesso io non vi faccio un corso completo su Book Widget, chiaramente, abbiamo così 10 minuti, un quarto d'ora. Vi illustro i processi fondamentali. Poi, chiaramente, si tratta di un'applicazione da esplorare. Negli esempi, voi trovate diverse aree, i test e verifiche, i giochi, immagini e video, e poi una sezione di matematica e poi
una sezione per incorporare contenuti di internet come Google Maps o altri, calendario, eccetera. Tutti gli esempi sono organizzati in questo modo, e cioè prendiamo la sezione quiz. Attraverso questa linguetta voi avete normalmente tre esempi che sono esempi distinti di questa sezione, cioè della sezione quiz. Quindi vediamo per esempio Scotland. E vi viene mostrato un widget realizzato esattamente come il widget del tiramisù, con le diverse opzioni che potete inserire all'interno di questo widget. Che cosa potete fare? Se vi è piaciuto come modello, voi semplicemente create una copia nel vostro account. Ecco perché l'esempio è importante, perché prima di tutto vi mostra che cosa potete fare e poi perché potete creare una copia. E una volta che avete creato la copia, è chiaro che poi potete modificare tutti i contenuti. Vediamone un altro. Vediamo questo. Questo mostra dei diagrammi di contenuti così. E così via. Cioè, sono degli esempi che vi mostra che cosa la sezione quiz può fare. E naturalmente anche questo lo potete copiare. E dopo che l'avete copiato, lo modificate a vostro piacere. Vediamone un altro. Vediamo per esempio flashcard. Non so se ascoltate l'audio, comunque si limita semplicemente a pronunciare correttamente. E vabbè, anche in questo caso voi potete procedere in questo modo. Il cruciverba che avete conosciuto. Quindi lo sapete fare perché l'avete svolto. Anche qui creo una copia nel mio account e così via. Vediamo il gioco del tiramisù. Perché? Perché il gioco del tiramisù è creato grazie a un'opportunità molto particolare che consente di cambiare il sistema di apprendimento. Perché, come avete visto, i contenuti vi vengono forniti sulla parte di sinistra o di destra, a seconda delle vostre scelte, nella parte di sinistra o di destra vi vengono fornite le proposte di attività. Questo che cosa significa? Significa che voi potete utilizzare il sistema del foglio di lavoro diviso per proporre direttamente dei contenuti senza bisogno di spiegarli prima o per preparare il terreno a un'eventuale vostra spiegazione. Per esempio, siete in classe a distanza con i vostri studenti e proponete, prima di affrontare determinati contenuti, proponete loro di averci a che fare, di mettere le mani in pasta, in questo caso nel tiramisù. Oppure, esempio che vi ho proposto prima, state lavorando con i vostri studenti e magari state svolgendo delle escursioni, degli esperimenti e dunque potete proporre loro di ragionare prima delle vostre spiegazioni. Questo è il foglio diviso, eccolo qua, il foglio diviso che voi avete già visto chiaramente come funziona. Loro hanno semplicemente spostato sulla destra quello che io ho sistemato sulla sinistra e
Sulla sinistra voi potete poi inserire ovviamente tutti quei widget che abbiamo visto prima, che sono i quiz, sono le varie opportunità che potete offrire poi ai vostri studenti. Crea una copia e vi trovate con il foglio diviso. Un altro sistema per la creazione dei vostri widget è di entrare nella sezione widget e poi di utilizzare il pulsante Crea un nuovo widget. Questa sezione non presenta degli argomenti, però vi mostra la telecamerina. A che cosa serve sapere dove è sistemata la telecamerina? Serve perché ovunque si trovi la telecamerina, voi sapete che si tratta di un widget che è controllabile a distanza esattamente come abbiamo fatto prima. Se voi scegliete il WebQuest, per esempio, non è controllabile attraverso il sistema che abbiamo appena esaminato. Se voi scegliete lavagna divisa, la lavagna divisa è controllabile, la flashcard invece no. Adesso vediamo che cosa succede quando scegliamo l'opzione quiz da questo menu, cioè dal pulsante Crea un nuovo widget. Quindi ripeto, non sono negli esempi, sono invece all'interno del sistema di creazione diretta. Vedo che tutto il sistema quiz ha la telecamerina, perfetto. Allora io faccio clic su quiz e sono condotto proprio all'interno del widget, dove ovviamente non c'è nulla perché devo aggiungere una domanda. Nel momento in cui io clicco su aggiungi una domanda, ecco che si presentano tutte le opportunità della sezione quiz, che sono veramente tante. Per esempio, annota l'immagine, domanda sulla lavagna, domanda fotografica, ordina le parole, cioè proprio domanda di registrazione audio. Quindi potete esercitarvi in modo che i vostri allievi possano registrare una risposta anche. Insomma, gli abbinamenti, ce n'è una caterva che si tratta solo ovviamente di esplorare. Il foglio di lavoro diviso, tanto per scegliere un'altra opzione, si presenta in questo modo. Avete le domande e quindi aggiungi una domanda della sezione quiz e va bene, una di queste domande, perché sono compatibili col foglio diviso, e poi aggiungete testo, cioè aggiungete praticamente qui tutte le informazioni che voi avete visto sul tiramisù e poi questi pulsantini sono banali. Immagini, filmati, eccetera, eccetera. Vediamo come è organizzato il proprio il tiramisù che avete appena svolto. Così vediamo proprio la struttura di un widget che è determinata dalla parte sinistra, questa zona. Questa zona è sempre uguale. Può variare nel senso che ovviamente qui siamo all'interno di un quiz a schermo diviso, quindi ci sono le domande. In altri casi presenterà, non so, le flashcard piuttosto che altri contenuti, naturalmente. E poi aggiungi domanda qui in basso, potete sempre aggiungere chiaramente un quiz. Una volta che avete aggiunto le domande, vedete, c'è uno schema, è molto semplice, associo alle parole, quindi qui dovete scrivere le parole, ma questo poi lo imparate attraverso gli esempi, i quiz di esempio. Una volta che avete aggiunto le domande, o prima aggiungete il testo, come volete, comunque aggiungete le domande e il testo. Questo è il testo che voi avete visto. Cioè praticamente quello che appare sulla parte sinistra dello schermo. Quindi vedete che è proprio diviso in due parti, il testo e le domande. In realtà andrebbe chiamato contenuti e
attività, perché non sono sempre necessariamente dei quiz e delle domande. Questo vabbè, non importa. Poi titolo, l'identificativo del widget. Come si chiama questo widget? Si chiama il tiramisù senza uova, esempio per eccetera. Nome del gruppo, boh, corso di aggiornamento, quello che volete voi. Terza C, Parco dello Stelvio, quello che vi pare. Non siete vincolati a uno schema, potete scrivere quello che volete. Poi abilita l'invio delle risposte, sì, nel caso in cui volete ricevere il PDF delle risposte come insegnanti. Poi consenti allo studente di inviare una sola volta, decidete voi. Normalmente questi widget sono interessanti non perché vengono proposti come verifiche tradizionali, ma perché sono proprio uno strumento di studio. Quindi il bello è che io li posso svolgere più di una volta e cercare di raggiungere anche un punteggio adeguato, perché proprio imparo un lessico, imparo dei contenuti, eccetera, eccetera. Poi guardate queste tre funzioni. Il modulo di invio. Allora, modulo di invio, nome dello studente, naturalmente qui dovete scrivere, inserisci il tuo nome, lo studente inserirà il suo nome, la sua mail, l'ID della classe lo scrivete voi. Per esempio, possiamo scrivere Gotham e voi avrete nei voti e nei rapportini, qui sulla sinistra, avrete raggruppati tutte le risposte sulla base dell'ID predefinito della classe. E poi, se volete, l'ID dell'insegnante o non importa, tanto arriva la vostra mail. Poi un'altra cosa interessante sono le opzioni della mail, sì, cioè siccome lo studente poi riceve la mail e le sue risposte, potete abilitare il fatto che lui abbia anche la valutazione all'interno della mail che riceve. Insomma, le solite cose che ci sono poi in tutti i sistemi di questo tipo. E poi la modalità esame. Con la modalità esame voi potete stabilire il tempo del widget e poi eventualmente il ripristino alla scadenza del timer. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che per esempio, io non so, vi posso lasciare 30 minuti per svolgere questo widget, ma avete la possibilità poi di rifarlo tutte le volte che volete, perché alla scadenza del timer potete cancellare tutto e rifarlo, per esempio. Poi qui, vabbè, adesso entriamo troppo nei particolari, quello che interessa è. Vediamo, sì, vediamo un attimo questo. Mostra le risposte corrette al termine del quiz, consenti la modifica delle risposte. Queste sono scelte che dipendono da voi. Opzioni di valutazione anche. Se vuoi mostrare i punti associati a ciascuna domanda mentre lo studente svolge il widget. Consenti il download? Sì, perché così lo studente può scaricarsi il PDF del widget e poi esercitarsi anche su carta, stamparlo, per esempio, è molto utile. E poi consenti la condivisione, sì, perché chi svolge il widget lo potrebbe anche spedire a qualcuno. E quindi potrebbe essere utile. Poi, se volete inserire una password di avvio, il controllo ortografico, vabbè, una serie di cosette che poi guardate. Però le cose importanti sono queste. Adesso, notate che qui sulla sinistra, sotto il codice del widget, compare in azzurro questa frasetta, aggiorna la copia condivisa. Perché? Perché io ho fatto una modifica. Vi ricordate, ho cambiato il nome della classe. Quindi il widget se n'è accorto e io adesso devo fare clic qui e dire aggiorna la copia condivisa. E lui elabora la copia che è già stata condivisa e adesso siamo a posto. Diciamo che siamo arrivati al punto di aver creato il widget. Che cosa facciamo per poterlo associare alla classe e per poterlo in genere condividere?
Quindi per poterlo svolgere sia in modo indipendente, come avete fatto voi a Gotham tramite i widget dell'enigmista, ma anche per associarlo a un corso, per esempio a un corso di Classroom, che cosa devo fare? Allora, l'operazione è molto semplice. Quando ho concluso il mio widget, guardo attraverso l'anteprima che funzioni correttamente. Eccolo qua, si presenta. Tutto bene, i punteggi per ogni proposta vengono visualizzati, qui anche funziona tutto bene. Ok, chiudo e a questo punto condivido. Condivido, qui dovete prestare attenzione perché avete diverse opportunità. Allora, vi chiede di associarlo a un account Google. Quindi, qui selezionate il vostro account, per esempio il mio è questo, il mio principale. Una volta associato il vostro account principale Google, che cosa succede? Che lui sa già quali sono i corsi che hai aperto all'interno dentro. Cioè dentro all'interno di questo account, per esempio esercitazioni Book Widget, vedete, è proprio il corso che abbiamo aperto, lui li riconosce, sa già quali sono. Poi scrivete delle istruzioni, stabilite una scadenza se volete e a questo punto lo inviate a Google Classroom e il widget apparirà direttamente dentro la classe. Oppure lo salvate come bozza. La differenza è che nel primo caso tutti gli studenti iscritti vengono avvisati della pubblicazione del widget e nel secondo caso invece rimane come bozza e poi lo pubblicherete in seguito. Ma abbiamo anche un'altra opportunità. L'altra opportunità è data da questa opzione che compare qui a sinistra, mostra altre opzioni di condivisione. Quindi non lo volete condividere all'interno di un corso Classroom, Google oppure Microsoft Teams, che è compatibile anche con Microsoft Teams. Va bene, allora fate così, fate clic su Mostra altre opzioni di condivisione e poi Mostra i link dei widget. E allora lo condividete in modo indipendente. Alberto? Perché? Perché basta copiare questo link, poi lo potete spedire via mail, poi potete anche mostrare il QR code. QR code che voi vi acchiappate, lo trascinate sulla scrivania o fate una foto dello schermo e avete anche direttamente il QR code del widget. Questo vuol dire che lo potete anche proiettare in una sala oppure pensate durante le vostre passeggiate escursionistiche, che davanti a un determinato albero, un insieme di fiori o il posto dove vive un animale, ci sia un QR code protetto con della plastica, in modo che se anche piove o del vetro chiuso all'interno di un plexiglass, e proponete delle sfide ai vostri studenti quando siete sul posto. Questo si chiama apprendimento di prossimità, cioè spostarsi, segnatelo questo perché è una cosa, ve l'avevo accennato quando vi facevo vedere un po' di oggetti, no? Sull'apprendimento di prossimità. Non so se vi ricordate, c'era stato un webinar, adesso non mi ricordo di cosa avessimo parlato, ma vi avevo mostrato. Ah, delle mappe, mi sembrava, sì, delle mappe. Ecco, l'apprendimento di prossimità, quindi attraverso il QR code, voi disseminate i QR code lungo un percorso e proponete delle attività ai vostri ragazzi per proseguire questo. E chi non svolge correttamente l'attività deve passare la merenda, per esempio, all'insegnante, è un classico, no? Sapete, arrivano questi paninazzi, salame, queste cose qua. Ci sono studenti che arrivano con bottiglie di whisky e c'è caccia all'insegnante, caccia e caccia, queste cose. Quindi abbiamo detto mostra opzioni di condivisione. C'è ancora un'opzione di condivisione incredibile, eccezionale, che è questa.
che adesso io vi passo direttamente. E cioè, guardate che cosa faccio. Qui c'è scritto mostra il link dell'insegnante. Ciò vuol dire che nel momento, e questo è il link dell'insegnante, che se io vi do questo link, lo trasmetto a voi questo link, voi che cosa ricevete? Voi riceverete il widget che potete incorporare dentro il vostro account dei vostri widget e quindi lo potete poi modificare e utilizzare a piacere. Se modificate questo widget, cioè il mio widget, io non subirò conseguenze perché lui crea una copia e vi trasmette la copia che ha creato. Cosa che facciamo subito. Adesso io copio questo link e che cosa faccio? Lo inserisco qui nella classe, nello stream. E scrivo, ecco il link del widget che potete utilizzare e modificare. Zac. Pubblica e ricevete sia via mail che all'interno della Classroom, ricevete questa notifica. Fate clic sul link e guardate, c'è scritto crea una copia nel mio account. Quindi voi vedete il widget esattamente come i vostri studenti, ma in più avete anche questa opzione. E quindi ecco un modo incredibile di condividere proprio nel senso di condividere la creazione dei widget più interessanti che producete con i vostri colleghi. E nel giro di pochissimo tempo, con questo sistema, avrete una libreria eccezionale di widget creati dagli uni e dagli altri. Per esempio, potete avere tutti i widget di Enrico sui pipistrelli, piuttosto che quelli di Alessandra di cosa ti occupavi? Delle tigri del Madagascar, mi sembra, no? Sì, proprio, Alessandra? dei bunker. Dei bunker, delle tigri, dei bunker Delle costruiti dalle tigri tigri del nei Madagascar. bunker, sì. Delle tigri nei bunker, ecco. Esatto. Quindi avrete immediatamente una libreria pazzesca. Ma è possibile incorporarli all'interno di una pagina internet? Non mi Sì, sembra. lo fai? Lo fai? Sì, devi conoscere l'HTML, però una volta che tu hai il link, attraverso il tag iframe, tu lo inserisci. Ok. Ok. E perché se uso mostra lo shortcode non fa quella cosa che dice Massimo, No, lui diceva non di far trova. vedere proprio il widget come tale all'interno della pagina, non solo il link. Allora è un Ah, processo un po' complesso, bisogna ok. lavorare all'interno del codice HTML, quindi. No, avevo capito solo mostrare il link. Scusa, Alberto. Posso Sì, fare dimmi. qualche domanda? Io appunto avevo fatto un paio di prove di widget e quando pigio su condividi mi viene subito questa seconda versione qui con le diverse, il boxino con le diverse modalità di condivisione, non la prima che abbiamo visto che era più discorsiva, diciamo. Ecco, non questa. Sì, ma tu puoi passare da uno all'altro tramite questo pulsantino qui, così, e poi invia a Google Classroom, ritorni in questa, vedi? Allora, se sei qui, utilizzi questa. Se invece visualizzi questa schermata, utilizzerai invia a Google Classroom. Ma se tu ti sei associata a Microsoft Meet, qui apparirà Microsoft Meet. Se ti sei associata a Moodle, qui apparirà Moodle. Il punto è, prestate attenzione 2 secondi, un attimo, il punto è come faccio io però a associare il mio account a un corso Moodle piuttosto che a un corso, come si chiama, Classroom, Microsoft, eccetera? Allora lo faccio da qua,
guardate account e in account ho la sezione collega all'account e qui vedete io per esempio ho collegato ad alcuni Moodle e ad alcuni corsi di Classroom. Basta fare così, quindi collega l'account Google, l'account Microsoft, Smart School, mentre per il collegamento a Moodle dovete andare nelle istruzioni e dovete consegnare le istruzioni al vostro amministratore di Moodle in modo che lui le possa studiare e vedere come fare. Quindi ripeto, account, nel mio account qui avete il sistema scelto per il collegamento. Ultimissima cosa, una volta che abbiamo creato il widget, quindi come facciamo a controllarlo, cioè a controllare l'attività, osservandola proprio mentre i nostri soggetti la stanno sperimentando, come vi ho fatto vedere prima. Come si fa? Beh, si va nella sezione live, qui nella sezione live. Nella sezione live scegliamo esercitazione book widget, perché questo è il nome che abbiamo dato. No, è questo. Abbiamo dato questo, il tiramisù, il widget del tiramisù, ed eccoci qui, con tutti coloro che si sono collegati. Vediamo che Shirley è ancora connessa, no? Invece Flavio ha abbandonato mezz'ora fa, Enrico anche lui mezz'ora fa, hanno tutti abbandonato, 6 giorni fa, Chiara, e quindi l'unica che resiste è lei, la prima della classe, vedete, numero uno del resto. Comunque scherzi a parte, live, e in live avete tutti le vostre connessioni, mentre voti e rapportini, chiaramente qui ci sono tutti, ci sono i, ecco, i risultati, anche le statistiche, le solite cose che poi trovate, anche ogni singola prova che viene catalogata all'interno di voti e rapportini. Va bene, io direi che per stasera è tutto. Avete delle linee guida, diciamo così, che vi consentiranno poi di lavorare con questa applicazione. Mi richiarisci però appunto, è a pagamento, sì, dicevi prima? Sì, avete, mi sembra, un paio di mesi gratuiti per fare delle prove, eccetera, e poi sì. Ok. Ma è una domanda rispetto, io non conosco Moodle, cioè l'ho già sentito ma non l'ho mai usato, e rispetto per esempio a questo, che non so se sia gratuito, non ho visto cos'è, open source, cioè che ne so, ha più funzionalità, o, non so, immagino sia una domanda grossa, no, non questo, lo so. Allora, nel caso book, tu parli di book widget? O di, sì, Classroom? No, book widget rispetto per esempio a Moodle che citavi prima. No, allora, no. Sono due cose completamente diverse, non c'entrano niente. Ah, ok, Moodle, scusa. Una piattaforma. No, ti spiego, no, è giusto. È assolutamente corretta la domanda. Allora, Moodle è una piattaforma, esattamente come Classroom. È una piattaforma per organizzare corsi. La differenza tra Moodle e Classroom sono tantissime, una delle quali balza agli occhi. Moodle la possiamo gestire graficamente come ci pare, Classroom no, resta così. Il widget invece non è una piattaforma, il widget è un'applicazione che è come dire, è come Word. Cioè è un'applicazione che crea dei contenuti che poi possono essere veicolati anche attraverso le piattaforme. È come Adobe Spark.
attraverso Book Widget voi create dei contenuti. Però Però al questi contenuti contrario di possono. Adobe non c'è una versione gratuita con meno funzioni, giusto? No, no, Ok. non c'è, non c'è, non c'è. Ci sono delle applicazioni come Kahoot che servono per creare dei quiz, eccetera, che sono gratuite, ma non hanno tutte queste funzioni, ovviamente. Sì, Sono io l'ho molto meno. usata, ma mi sembra anche che purtroppo poi ci sia una limitazione al numero di quiz, di cose che Ma fai. per forza, tutte queste applicazioni è difficile che siano gratuite, prima di tutto perché usano un server e i server lo pagano. Chiunque abbia dei contenuti su un server paga il servizio di hosting. E quindi se voi pubblicate dei widget e i widget hanno delle immagini, filmati, eccetera, occupano un sacco di banda e chi ha creato questo sistema paga la banda che voi consumate. Quindi se lo può permettere Adobe, perché è una multinazionale che poi vende Photoshop, no? Per dire, ma certo non se lo possono permettere delle aziende così e di questa natura, ecco, questo è chiaro. Va bene? Vi devo dire a Arrivederci, grazie. proposito di applicazioni, cose, eccetera, vi devo dire che vorrei fare lunedì, mi sembra che sia possibile, lunedì, magari pomeriggio o sera, quel famoso webinar sulla creazione di ebook. E con un'applicazione che adesso vi dirò, si chiama PubCoder. PubCoder, e che anche questa è un'applicazione, una delle, a mio parere, è la migliore applicazione al mondo per creare ebook fotografici, multimediali, eccetera, eccetera. E viene sviluppata da degli amici qui a Torino, pensate che io non sapevo neanche che esistessero diversi anni fa, e ho saputo della loro esistenza invece a un meeting a San Diego, dove me ne ha parlato, mi ha scritto poi un tizio dalla Germania per conto di un docente australiano che ho conosciuto a San Diego per dirmi che a 500 metri da casa mia praticamente c'erano sti qua, una cosa pazzesca. Comunque sono dei bravissimi ragazzi, hanno creato un'applicazione incredibile che è arrivata alla quarta versione, si chiama PubCoder. Allora, è un'applicazione tra l'altro che costa poco, molto poco, e c'è anche lo sconto insegnanti, ma io gli ho detto, ma scusate, se io presento questa applicazione a dei colleghi, no? Datemi un codice per uno sconto, nel caso in cui la vogliono acquistare. E loro l'hanno fatto, quindi eventualmente potete addirittura avere uno sconto del 30%, quindi con 30-40 euro addirittura all'anno la potrete avere. Però quello che è interessante non è, diciamo, avere queste applicazioni, ma capire come funzionano certi processi, al di là di tutto, vedere cosa c'è dietro, perché un domani, magari non siete interessati oggi, ma magari un domani vi potrebbe interessare, allora avete comunque una base culturale che vi consente poi di capire che scelte fare. È come quando Nicola assiste a delle presentazioni della Nikon, non è che va lì e compra, però intanto capisce delle cose, capisce come evolve la tecnologia, che cosa sta succedendo, eccetera, eccetera. Poi magari compra Olympus dopo 3 anni, cioè non è quella la questione. Dico bene, Nick? Sì, dici bene, È per stare dentro un contesto, capire che cosa sta succedendo, in quale direzione ci si muove. Va bene, che dite, ragazzuole? Ananna. È stato interessante? Sì, Di come molto. sempre. Sì.
Certo che è un peccato che finiamo la settimana prossima, perché io avrei centinaia di cose da dirvi. Per esempio, questa cosa dell'apprendimento di prossimità è fantastico, ci sono molti modi di organizzarlo e per voi sarebbe proprio l'ideale. Chissà, magari potremmo organizzare in seguito proprio una formazione sull'apprendimento di prossimità. L'ideale sarebbe che svincolassero, ci sganciassero e potessimo anche uscire in modo da poterla fare sia a distanza che in presenza. Allora lì sarebbe perché? Perché se tu fai un apprendimento di prossimità e poi sei a distanza, cioè va bene a distanza per vedere come funzionano le cose, ma poi dopo dovremmo camminare su un sentiero e organizzare proprio il sistema di apprendimento. Allora questo sarebbe l'ideale. Chissà, magari quest'autunno potrebbe essere possibile. Veniamo a trovarti a Torino, dai. Ma qui a Torino non c'è il parco dello stadio, non c'è niente. Qua c'è il Valentino. Queste cose qua. Vabbè. Superga, però è pericoloso perché cadono gli aerei lì. Sì, sì, si può anche venire a Torino comunque, certo. Va bene, allora io direi che ci possiamo lasciare per stasera. Poi metto sulla registrazione come al solito, ci rivediamo a Gotham. Buon proseguimento, buoni lavori. E ciao a tutti, vedo che siete incollati al monitor. Che state facendo? Stanno provando i widget, sperimentando. Grazie, buona serata a tutti. Ciao. Grazie, saluti a tutti. Ciao.